Non basta una prova battagliera all'Amen Scuola Basket Arezzo per strappare il successo alla capolista Prato. Inizio partita equilibrato con Cutini e Staino che si caricano sulle spalle la responsabilità offensive del primo quarto. Dopo il 18-17 per la SBA alla fine del primo quarto, il punteggio vede gli ospiti riuscire nel sorpasso 32-31 all'intervallo lungo. Al ritorno dagli spogliatoi gli ospiti strappano il break decisivo segnando 28 punti in un quarto chiuso 60-48. Nel finale l'Amen prova con carattere a rientrare, gli Amaranto giungono a meno 4, ma la Sibe trova le triple del KO definitivo. La squadra di coach Pinelli amministra con autorità il vantaggio, conquistando un successo molto importante in chiave promozione diretta. Per la SBA la soddisfazione di aver lottato contro la squadra che ha dimostrato di essere la più forte in questo campionato. Da domani i ragazzi di coach Serravalli cominceranno a preparare la sfida alla Biancorosso Empoli, che domenica prossima sarà di scena al Palasport Estra. Indubbiamente abbiamo giocato contro una buona squadra, siamo andati vicino, abbiamo provato in diverse maniere a tamponare un po' soprattutto il loro strapotere fisico, perché comunque da quando ci sono io è la squadra fisicamente più grossa che abbiamo trovato e a parità di ruolo sono indubbiamente anche più grossi di noi. E niente, ci abbiamo provato, abbiamo provato a chiudere l'area, ci hanno punito da 3 punti, abbiamo provato a stare un pochino più sulle linee di passaggio e rischiare un pochino meno il tiro da 3 punti, perché comunque hanno mediamente 4 ottimi tiratori da fuori e ci hanno punito dall'altra parte, però peccato, però ci stava di giocare con la capolista e di non vincere, però comunque ci siamo giocati la nostra partita, a parte il terzo periodo, un break iniziale in cui sono stati veramente, dal mio punto di vista, veramente bravi loro, perché ci hanno fatto, insomma, ecco, abbiamo tentato per tamponare di fare 4 azioni a zona dopo che a uomo stavamo facendo fatica, abbiamo fatto 4 azioni a zona e abbiamo subito 4 canestri, e niente, tanto di cappello a loro.